bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi volevo parlare del editare mentre si scrive. Se scrivete da un po' e soprattutto frequentate AuthorTube, quindi quella parte di YouTube in cui gli scrittori condividono il proprio percorso, sapete che ci sono pareri contrastanti sull'editare mentre si scrive, ma che in generale ci sia questo consenso, almeno così ho trovato, che suggerisca di evitare di editare il proprio romanzo o comunque il proprio progetto di scrittura mentre lo si sta ancora scrivendo e di aspettare una volta finita la prima stesura. Ora, di recente mi sono trovata a riflettere su questa cosa e volevo parlare un po' della mia esperienza personale. Io scrivo ormai da più di 10 anni, ho iniziato con le fanfiction su forum online e adesso mi sto concentrando su progetti originali e per molto tempo ho scritto one shot o comunque storie molto brevi, ma le poche storie con più capitoli che ho scritto avevo questa abitudine di ogni volta che mi sedevo per andare avanti tornavo indietro a rileggere tutto quello che avevo scritto fino a quel momento e lo editavo. L'ho fatto per Slytherin Secrets l'ho iniziata 6-7 anni fa e proprio i primi tempi mi ricordo di avere questa cosa in cui continuavo a rileggere il primo capitolo ogni volta che mi sedevo o poi quando l'avevo rileggevo il secondo capitolo e così via. Infatti per moltissimi anni non sono andata oltre il quarto, quinto capitolo di Slytherin Secrets perché ogni volta tornavo indietro a editare quello che già avevo e quindi praticamente era un ciclo infinito, un cane che si mordeva la coda in cui non riuscivo mai ad andare avanti perché ero troppo concentrata a cercare di rendere perfetto quello che già avevo. Questa cosa si è completamente fermata nel momento in cui ho iniziato a fare il Camp NaNoWriMo e i NaNoWriMo a novembre. Perché? Perché se devi scrivere 50.000 parole o 10.000 parole quello che vuoi al mese, non hai altra scelta se non quella di smettere di tornare indietro. E io sono molto grata al camp e al NaNoWriMo per questo, perché se non fosse stato per quello, penso che non avrei mai smesso di editare ogni singola volta. Il problema di cui mi sono resa conto di recente però qual è? Che il NaNoWriMo ha fatto un lavoro fin troppo buono, nel senso che adesso, anche nel momento in cui logicamente mi rendo conto di aver bisogno di tornare indietro ad editare perché quello che ho scritto non va più bene, cerco di non farlo perché ormai mi si è inculcata questa cosa del non tornare indietro a editare finché non hai finito. Il problema qual è per il mio tipo di scrittura? Che io sono comunque una scrittrice lenta, cioè anche senza tornare indietro a editare io sono comunque molto lenta. E secondo, nel momento in cui mi rendo conto che quello che ho scritto non funziona più perché ho cambiato la trama, perché mi sono resa conto che c'è un problema, io faccio fatica ad andare avanti sapendo che non va bene. Un conto se non lo so continuo ad andare e non me ne accorgo, ma se ne sono consapevole devo tornare indietro a sistemarlo. Mi aiuta anche a mettere ordine nella mia testa. La maggior parte delle volte, se avete visto i miei vlog, vi siete resi conto che arriva sempre un momento in cui mi blocco. Ma per esperienza ho notato che questo blocco riguarda sempre il fatto che quello che c'è prima non è a posto, non è logico, è magari ingarbugliato, magari ci sono più versioni della stessa scena, cioè non c'è proprio ordine in quello che ho scritto. Non è qualcosa di pulito abbastanza per mettere ordine nella mia testa, di conseguenza dovrei tornare indietro e editare tutto. Ed è una cosa che sto cercando di evitare, perché appunto essendo già lenta vorrei evitare di rallentarmi ulteriormente. Il problema è che recentemente sto lavorando, se avete visto i miei vlog lo sapete, a Progetto Fantasmi, che è un paranormal romance. E nonostante sia ormai un mesetto così, anche di più, che sono consapevole di dover tornare indietro e editare, fino all'inizio di marzo, cioè qualche giorno fa, ho resistito a farlo perché mi dicevo no, edita quando hai finito. Perché sto facendo questa riflessione? Innanzitutto perché da quando ho iniziato a editare mi sono venute comunque altre idee e il senso di soddisfazione di avere finalmente un primo capitolo che mi piace, un primo capitolo che bene o male fluisce e non è intermezzato da inserisci pezzo qui, esplora questo qua, mi è molto utile per avere nuove idee, per portare ordine, per farmi innamorare della storia di nuovo o ancora di più. Psicologicamente ha più grande effetto su di me, mi invoglia di più a scrivere invece che pensare oddio il primo capitolo è un guzzabuglio di roba, la metà della quale devo cancellare ma non ho tempo o non voglio. E in secondo luogo perché questa riflessione mi ha fatto ulteriormente riflettere sull'importanza di
di nuovo adattare i consigli di altri scrittori al proprio metodo di scrittura. Ne ho parlato nei miei video per il Preptober e in generale sapete che a me piace tanto sperimentare, mi piace provare nuovi metodi di scrittura presi da altri per vedere se funzionino o meno. E questo è quello che ho fatto tecnicamente quando ho iniziato il NaNoWriMo. Ho detto ok, tutti ripetono non editare durante il NaNoWriMo, proviamo. Ho scritto 30.000 parole il mio primo NaNoWriMo e 17.000 mi pare il mio primo camp. E quindi quando ho visto quei numeri ho detto beh dai, questa cosa di non editare funziona, teniamola e adattiamola sempre. E qui penso sia dove ho esagerato, nel senso che l'ho fatta diventare una cosa assoluta. Mai, per nessuna ragione, edita mentre stai ancora scrivendo la prima stesura. L'ho preso come un assolutismo praticamente e il problema ovviamente è stato che ho iniziato a bloccarmi eccetera, che ho iniziato a ignorare pure quando il mio istinto mi diceva di dover tornare indietro la cosa. Il fatto che soprattutto anche quando logicamente sapevo di dover tornare indietro perché sennò sarei continuata ad andare avanti a singhiozzi, mi rifiutavo comunque di farlo. Quello che avrei dovuto fare era una via di mezzo. Avrei dovuto sì smettere di tornare indietro ossessivamente a ogni seduta di scrittura, a editare quello che c'era stato prima, ma avrei anche dovuto accettare il fatto che ci sono dei momenti in cui devi tornare indietro e editare, almeno per quanto mi riguarda. E qui di nuovo il discorso dell'adattare al proprio metodo di scrittura. Per il mio metodo di scrittura mi è necessario tornare indietro a rileggere e editare quello che ho a un certo punto del processo, anche più di una volta. Non dopo ogni capitolo, dopo ogni scena o a ogni seduta di scrittura, ma c'è un momento sempre in cui devo farlo. Per poter andare avanti è necessario. E questo è quello che ho realizzato con Progetto Fantasmi di recente, che continuavo a procrastinare questa cosa, a voler rimandare l'editing perché tanto, cioè, sono quasi alla fine, poi lo faccio tutto insieme, eccetera. Non sono veramente quasi alla fine. Ci sono tante cose che non vanno in Progetto Fantasmi al momento per quanto riguarda la trama, quindi in realtà ci sono tante cose da aggiungere e editare. Quindi sì, forse quasi alla fine di una prima stesura senza tornare indietro, ma in realtà molto lontani dalla fine. E niente, quando finalmente ho iniziato a editare mi sono resa conto che avrei dovuto farlo prima perché mi avrebbe sicuramente giovato di più, però sono contenta di averlo fatto e ha ovviamente creato in me questa riflessione su come sia ok usare le tecniche usate da altri, ma che dovremmo sempre essere consapevoli che per noi potrebbero o non funzionare o potrebbero aver bisogno di essere adattate in qualche modo al nostro modo di scrivere per poter essere veramente, veramente benefiche e portarci dei vantaggi. Quindi per concludere, se il vostro istinto vi dice ho bisogno di tornare indietro e editare quello che ho prima, fatelo. Non fate magari un editing super 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 concentrato, fate solo in modo che ci sia ordine, che quello che avete abbia senso, che abbiate cancellato tutte quelle cose che sono cambiate o che non vi piacciono più, eccetera. Non state magari a guardare la grammatica proprio nei dettagli, concentratevi su quelle cose che possono farvi andare avanti, però fatelo. Se sentite di averne bisogno, fatelo. Tenete comunque un occhio aperto per evitare di ricadere di nuovo nel edito ogni singola cosa, ogni singolo momento, ogni singola volta che mi siedo, eccetera. Io credo di aver raggiunto un equilibrio per questa cosa. Non vado indietro a rileggere quello che ho scritto fino al momento in cui magari mi blocco o sento il bisogno di mettere ordine o so già che c'è qualcosa che deve essere cambiato e ho bisogno di cambiare un momento per vedere se funziona oppure no, però non evito di tornare indietro fino alla fine della prima stesura come invece stavo cercando di fare prima. Come sempre io vi ringrazio per essere stati qui, fatemi sapere nei commenti le vostre riflessioni, voi editate mentre scrivete, aspettate di avere un'opera completa in prima stesura o non vi siete mai posti questo problema, insomma fatemi sapere nei commenti. Io vi auguro un buon weekend perché adesso è domenica e una buona settimana e noi ci vediamo al prossimo video.